Buonasera, sono Giovanni D'Onofrio, maestro del lavoro del Consolato Provinciale di Pescara. Oggi vi illustrerò la sicurezza e salute sul luogo del lavoro e informazione e formazione legata all'attività che la Cittadella per l'Infanzia ha messo in programma per quanto riguarda alcune situazioni legate all'interessamento per le persone. Questo è per quanto riguarda l'interfaccia che noi abbiamo con la Cittadella dell'Infanzia e che è portato anche come accompagnamento alla genitorialità. Io vi parlerò, come vi ho detto, della sicurezza e salute sul luogo del lavoro, che è un testo unico legato a tutto ciò che riguarda la nuova legge 81 del 2008, che è stata praticamente ricompattata rispetto a quella che era una delle prime leggi fatte in maniera molto corposa, che era la legge 696 del 96, 626 del 96, ed altre leggi che sono state accorpate in questa nuova legge. Praticamente la finalità di questa legge è quella di far conoscere l'evoluzione intanto della normativa della sicurezza e conoscere anche nel dettaglio gli obblighi e tutto ciò che riguarda la parte attuativa di questa legge, sia per le persone, sia per i mezzi e sia per le attività. Negli anni ci sono state diverse situazioni che hanno portato a voler regolarizzare la legge sulla sicurezza sul lavoro, però purtroppo, e quest'anno ne è ancora un esempio, ci sono ancora tantissimi morti sul lavoro e ci sono ancora tantissime denunce fatte all'INAIL di incidenti sul lavoro, non ultimo attività legate anche in particolare negli ultimi tempi a quella che è l'edilizia, se vogliamo, perché riguarda un pochettino tutto il comparto nazionale, però mancano ancora delle grosse attività di formazione e informazione ed in particolare di struttura legata a quella che le società, le imprese e i datori di lavoro devono mettere in atto per la sicurezza del lavoratore. Io non voglio dire che qualche volta anche qualche lavoratore può essere complice di queste situazioni, però purtroppo tanti di questi incidenti succedono anche perché il lavoratore non mette completamente in atto tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda la legge, ci sono varie, come vi ho accennato, varie legislazioni a partire dagli anni 50 che prevedevano soltanto in parte una prevenzione di tipo tecnologica, cioè di tipo hardware, come si può dire oggi, nel senso che non riguardava pienamente la formazione del lavoratore, non riguardava pienamente tutto ciò che bisognava mettere in atto per le attività svolte in qualsiasi ambiente di lavoro. E come si ripeterà in tutta questa elencazione di norme e di attività, non sempre ci sono delle condizioni che permettono al lavoratore di essere capace di avere, non dico una tranquillità lavorativa, ma una capacità di lavoro relativamente tranquilla. Nel 94 fortunatamente è arrivata una nuova legge, la 626-94, che è stata molto più attenta al comportamento da adottare da parte dei lavoratori, è stata molto più attenta agli obblighi del datore di lavoro. E quindi ci sono state delle situazioni che hanno inscenato anche delle condizioni di attività molto ma molto più sicure. Non completamente, perché secondo me sarà impossibile arrivare ad una definizione di sicurezza sul lavoro come parola vera e propria del vocabolario italiano, perché purtroppo anche la casualità permette di far succedere degli incidenti che nessuno mai si aspetta. E infine nell'81 è arrivata cioè nel 2008 è arrivata una nuova legge, che è la legge 81, che praticamente ha portato anche, oltre
all'inglobamento di tutti i vari codici e di tutte le varie attività degli anni 50, del decreto del Presidente della Repubblica e della 626-94, la più ampliata, la più allargata e la più portata a una prevenzione legata all'organizzazione nel suo interesse totale, nella sua funzionalità. Per quanto riguarda l'attività vera e propria dei destinatari dei decreti degli anni 50, potete vedere che praticamente c'era il datore di lavoro, i dirigenti e i lavoratori. Ciascuno aveva le proprie competenze e il preposto, che poi vi spiegherò più nel dettaglio, era quello che doveva preoccuparsi di salvaguardare, guardare ed avere impegno nell'attuazione delle norme di sicurezza. E i destinatari della nuova 626 sono stati elevati a molte più persone rispetto a quella vecchia legge, e c'è il datore di lavoro, ci sono i dirigenti, c'è il preposto e c'è il lavoratore, e sono subentrati anche il medico competente, e nelle aziende più grandi c'è un responsabile del servizio di protezione e prevenzione, c'è un rappresentante dei lavoratori. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un incaricato da parte dell'azienda, mentre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un delegato dalla parte sindacale. Poi ci sono gli addetti alle emergenze, perché purtroppo, come abbiamo visto negli anni, le emergenze che mano a mano si sono dovute affrontare sono state legate sia ai vari terremoti che abbiamo avuto e sia a alluvioni, eventi particolari che hanno portato ad interessare molte più persone rispetto al classico evento che si può avere casuale o fortuito. Poi ci sono i progettisti che sono quelli che devono preoccuparsi di fare tutto ciò che riguarda un'attività in ambito dell'azienda, gli installatori, che sono quelli che vanno a mettere in campo tutto ciò che è la parte progettata e tutto ciò che le aziende vogliono produrre e la parte commerciale vuole come attività resa, come vendita. E gli appaltatori che vanno a conoscere quello che è il lavoro che si dovrà sviluppare, e in più c'è il committente appaltante. Quindi sono tutte figure che sono entrate dentro alla nuova legge 626 del 94, e ognuno di queste persone, oltre ai primi quattro, ha una propria responsabilità e nel tempo deve essere capace di aggiornarsi, di essere legata a tutto ciò che la normativa prevede e a tutto quello che deve essere la prevenzione vera e propria dell'attività lavorativa. Sono stati portati ulteriori rinforzi a questa legge nuova, che è quella 81 del 2008, ulteriori rinforzi legati alle specificità di responsabilità del datore di lavoro, del preposto, dei lavoratori, dell'autore. Ecco, una cosa nuovissima è il lavoro autonomo della ditta individuale, oppure il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, il lavoratore autonomo deve essere informato e formato, e con la nuova normativa deve, e questo può essere il caso di una pizzeria, di un laboratorio artigianale, deve produrre della documentazione dove è scritto che ha preso visione di tutto quello che riguarda l'attività legata ad una sicurezza e salute del luogo del lavoro, e può ricevere anche visite ispettoriali da parte del Ministero del Lavoro, il quale va a verificare se comunque è in possesso di questi documenti e se ha messo in atto tutto ciò che riguarda la fornitura, anche per se stesso, dei dispositivi di protezione individuale.
e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato, informato e aggiornato su tutto ciò che si è sviluppato come attività legata a delle normative di tipo statale, di tipo sulla legge vera e propria. Il testo unico, questo testo unico ha praticamente riportato dentro di sé tutto ciò che, come dice questa slide, riguarda un'attività e una normativa legale, legislativa, degli ultimi 50 anni, che è entrato in vigore il 15 maggio del 2008. Dal 15 maggio 2008 ci sono state ancora altre variazioni che hanno implementato sempre di più l'attività legata alla legge sulla sicurezza e salute sul luogo del lavoro. Ci sono degli aggiornamenti che ogni persona, ogni società, ogni ditta, ogni lavoratore deve essere capace di trovare, deve essere capace di leggere e deve essere formato ed informato. I vecchi decreti del Presidente della Repubblica, dove riguardavano delle norme generali per la sicurezza, per l'igiene, addirittura per la sicurezza nelle costruzioni, e ci sono anche delle attuazioni delle direttive CE che hanno portato attività legate ad una sicurezza sull'esposizione del piombo, l'amianto e del rumore. Sono state fatte diverse attività legate a questo tipo di attuazione della direttiva CE, in particolare l'amianto, per esempio. Ci sono state delle grandissime campagne legate a interventi di verifica di presenza di amianto, di commissioni a imprese specializzate per il recupero di amianto e di smaltimento, e anche questo porta ad avere dei siti particolari dove questo amianto viene stoccato e viene conservato in termini di sicurezza per quanto riguarda l'ambiente e per quanto riguarda le persone. Poi finalmente è arrivata la 626 del 94, che ha messo ancora in campo una direttiva CE ancora molto più aperta per quanto riguarda le attività da inserire e molto più restringente per quanto riguarda gli obblighi da parte dei datori di lavoro, da parte delle società, da parte di chiunque commissiona un lavoro o fa un lavoro. Non ci rientrano, se volete, in questa normativa le attività svolte per esempio in ambito domestico, che sarebbero un pochettino troppo difficili da elencare, però anche lì ci dovrebbe essere una specie di, non dico formazione, ma informazione su quelli che possono essere certi rischi. Una cosa che io per esempio personalmente ho sempre condannato è stata quella di non aver mai più verificato negli anni, dopo che uscì fuori la normativa sugli impianti elettrici, della sicurezza dei dispositivi nelle abitazioni, dove doveva essere d'obbligo la terra di riferimento, dove doveva essere d'obbligo il salvavita, cosa che non è stata mai fatta e purtroppo noi oggi troviamo ancora in tantissimi appartamenti, stabili o altri edifici, impianti di tipo elettrico non conformi ad una sicurezza per la persona. E chi ci va a lavorare ed è anche delegato e capace di capire o vedere questi impianti che non sono a norma può stare un attimino attenti, anche se la caratteristica fondamentale della lavorazione sugli impianti elettrici è quella di staccare gli interruttori. Ma non sempre questo succede, purtroppo ci sono ancora dei problemi legati anche a degli incidenti, non di chi va a lavorare, ma di chi ci lavora, la casalinga, il ferro da stiro, la lavatrice, il frigorifero ed altri. Poi siamo andati avanti ancora con altre direttive sulla segnaletica della sicurezza. La segnaletica della sicurezza la possiamo vedere tranquillamente in giro quando andiamo per strada, sia sui cantieri, sia
su attività legate a lavori stradali, lavori su edifici ed altre situazioni. E se qualcuno di noi conosce un po' in particolare quelli che dovrebbero essere i mezzi da usare o che devono stare presenti in un luogo, si accorgerebbe che non sempre tutte le attività fatte per la sicurezza della segnaletica sono vere. Anzi, io dico che purtroppo, girando, guardando e avendo questa conoscenza di tutto ciò che riguarderebbe la segnaletica, dico che nel 49% dei casi le cose sono abbastanza fatte bene. 51% dei casi, per quello che mi riguarda, dico che ognuno fa come mi pare, scusate l'espressione, ma voglio rendere l'idea di quello che è un po' l'inefficienza delle persone nel essere capaci di perdere 10 minuti in più per mettere un segnale che dia più sicurezza a chi transita, a chi passa, a chi deve essere attento alla segnaletica. E di situazioni di questo tipo ne troviamo quante ne volete. Io già domenica, solo per farvi un esempio, ho avuto modo di attraversare le montagne verso Amatrice, dove ci sono dei cantieri aperti, e purtroppo, nonostante tutto, mi sono accorto che anche lì c'è una grossa superficialità. Però la gente passa, transita, non guarda più di tanto, oppure non si rende conto che ci potrebbe essere un pericolo veramente anche vitale, perché no? E nessuno prende provvedimenti. Mi domando spesso e volentieri se mancano gli ispettori del lavoro, mi domando spesso e volentieri se chi commissiona il lavoro non va ad accertarsi di queste situazioni. Però come diciamo ex lavoratore continuo ad essere molto ma molto perplesso su quanto noi in Italia, in particolare se volete al sud, siamo capaci di non mettere in atto per la sicurezza del lavoro. In più ci sono stati anche degli altri rischi derivati da vibrazioni, per esempio ci sono stati interventi in materia in contrasto di evasione fiscale, cosa che può essere forse non legata alla sicurezza del lavoro, ma relativamente, perché l'evasione fiscale può portare per esempio ad acquistare dei mezzi di protezione che sono pagati per essere buoni, ma che in effetti vengono fatturati come possibili cineserie, voglio essere anche un attimino cattivo. E ci sono delle misure in tema di tutela e salute sulla sicurezza del lavoro che sono delle leggi deleghe che vanno ancora attuate e vanno ancora interpretate per quanto riguarda tutto l'insieme di questa attività. Cioè, voi pensate che normalmente in un'azienda, io ho lavorato in un'azienda dove dovevamo continuamente preoccuparci della sicurezza sul lavoro, in particolare dei nostri tecnici, e dovevamo essere costantemente attenti e dovevamo essere costantemente anche presenti nel guardare l'attività, non al 100% perché era impossibile, però dovevamo essere presenti anche perché questo è stato uno dei miei delle mie attività maggiormente legate all'interesse che c'era sulla sicurezza sul lavoro, ed era un argomento che mi è sempre piaciuto, e ho sempre consigliato alle nostre persone, ai nostri preposti, di fare come il difensore libero nella squadra di calcio: far sentire il fiato sul collo dell'attaccante. E perlomeno per quello che mi riguarda, fin quando ho lavorato, posso tranquillamente dire che di tutti i nostri tecnici negli ultimi 4, 5, 6 anni non si è fatto mai male nessuno in maniera molto pesante, ma solo qualche tipo di scoriazioni, qualche taglietto, stupidate legate alla normalissima attività, se volete anche di spostamento della persona. L'entrata in vigore della legge del 2008 ha portato un testo unico, come ho anche scritto prima, datata il 15 maggio 2008, che ha portato una specifica sulla valutazione dei rischi, quindi è stata molto molto più dettagliata.
Per quanto riguarda i rischi, nel mio campo, già intorno agli anni 2005-2006, abbiamo messo in piedi, quindi molto prima della 2008, perché la valutazione dei rischi era già prevista nella 626, facemmo una verifica della valutazione dei rischi sui possibili siti dove i nostri tecnici lavoravano, sui possibili luoghi, e tirammo fuori un fascicolo di 108 pagine che distribuì 108 pagine dove c'erano 108 possibili situazioni di rischio diverse che il nostro tecnico poteva incontrare andando a svolgere la sua attività di impiantistica o di riparazione dovunque sul territorio. Questo fascicolo ne stampammo tante copie per quanti erano i tecnici e consegniamo a tutti i tecnici questo fascicolo, e il tecnico fu formato ed informato sull'utilizzo anche di questo fascicolo per quando andava a lavorare, e da quello doveva eventualmente leggere se c'era o meno pericolo legato all'attività che stava svolgendo. Integrammo ulteriormente questa documentazione nella formazione con una istruzione dove dicemmo che comunque si fosse incontrata una situazione di tipo pericolosa dovevano avvisare immediatamente il proprio preposto ed eventualmente avere indicazioni su come comportarsi. Ci sono state ulteriori specifiche sulle radiazioni ottiche e sono state ulteriormente introdotte il 26 di aprile, e queste delle radiazioni ottiche riguardano un pochettino tutto il comparto legato all'attività di ufficio, per esempio attività di tipo call center, attività di tipo computerizzata, perché lì, stando davanti a uno schermo o addirittura stando in un ufficio dove si lavora 7 ore al giorno, 6 ore al giorno, 8 ore al giorno sotto un neon, ci può essere qualche situazione di difficoltà legata proprio a una questione di stanchezza visiva, e quindi anche qui è subentrata una regolamentazione. Ulteriormente sono stati aggiunti anche delle specifiche sulle radiazioni elettromagnetiche. Le radiazioni elettromagnetiche tutte quante le conosciamo, sappiamo benissimo quali possono essere, sia la televisione, il forno a microonde, il traliccio dell'Enel ed altre di vario tipo, e quindi anche su questo uno in linea di massima dovrebbe essere, non dico formato, ma sicuramente informato. E oggi fortunatamente nella stragrande maggioranza sia degli elettrodomestici che di quant'altro abbiamo alla nostra portata, vedi cellulari, tanto per fare un esempio ancora più pressante, oggi ognuno di noi in tasca ha un cellulare, qualcuno forse ne ha anche due, e questo del cellulare una volta era un pochettino delicato avere un cellulare in tasca perché emettevano delle onde abbastanza potenti, tant'è vero che ci fu un anno una campagna mirata al danno che faceva questo cellulare. Si riscontrò per esempio che tenendo il cellulare molto sull'orecchio scaldava addirittura la tempia. Ci furono delle grosse contestazioni, manifestazioni, ricorsi su quello che erano il vecchio tax, così chiamato, come apparati cellulari. Solo per darvi un esempio, un'antenna del vecchio tax copriva un'area dai 7 ai 10 km. Poi con il GSM questa area, quindi c'era un'antenna abbastanza potente, per coprire un'area abbastanza ampia ci vuole un'antenna che emetta delle segnalazioni abbastanza potenti. Mi viene sempre in mente di fare l'esempio di Radio Maria, chissà perché, è una radio della città del Vaticano che è stata anche è stata portata anche su tutti i giornali e su tutte le televisioni, che emettono dei segnali molto potenti, è rimasta così. Quindi questo, poi l'evoluzione dei cellulari fa capire che cosa può essere l'incidenza delle onde elettromagnetiche anche sul corpo umano,
che venne, grazie a Dio, è venuto il GSM che ha ridotto di moltissimo le radiazioni elettromagnetiche. E l'esempio che ho fatto prima dell'antenna, se lo paragoniamo oggi al GSM, quindi ai nuovi cellulari, si è ridotto di meno della metà. Ci sono antenne che corrono 2-3 km, quindi hanno una potenza molto più bassa, addirittura anche di meno. Però abbiamo, rispetto al vecchio TAX, molte, ma molte più antenne per coprire di più il territorio, perché se si restringe il campo bisogna mettere molte più antenne. E quindi si va avanti un pochettino con questi controlli, come lo sono stati quelli elettromagnetici. Qui a Pescara noi abbiamo avuto un grosso, una grossa situazione, attività di controllo, di non dico sommosse popolari perché sarebbe esagerato, basta guardare le antenne della televisione sopra alla nostra collina di San Silvestro, dove le persone hanno reclamato in modo molto molto pesante per le interferenze elettromagnetiche. In parte è anche vero, perché ci sono stati dei momenti dove addirittura si sentiva il telegiornale, cioè il giornale radio, anche sui telefoni, quindi ci sono state delle belle interferenze anche lì. Hanno sistemato qualcosa, hanno reindirizzato qualcosa, ma sia la tecnologia che ci aiuta fortunatamente, e sia la capacità delle persone di entrare anche più facilmente nell'uso di questi mezzi, ci fa, se volete, un pochettino dimenticare quelli che possono essere i vari rischi a cui normalmente andiamo incontro. C'è chi ha avuto dei problemi, per esempio, con qualche antenna messo nelle vicinanze dei paesi dove chi aveva un pacemaker ha avuto dei problemi, ha reclamato, quindi sono state spostate. Sono sempre delle situazioni legate particolari a ciò che riguarda un territorio e a quello che riguarda l'incidenza che possono avere queste macchine. Un'altra cosa molto bella che è stata fatta, fu regolamentata la produzione dei telefoni cellulari che non dovevano avere una capacità di radiazioni elettromagnetiche più alta di una certa percentuale. Anche su questo ci sono stati dei grandi controlli, e fortunatamente anche le società produttrici hanno messo in campo quanto è stato dichiarato dalle leggi. Gli attori della prevenzione nel testo unico. La prevenzione e la sicurezza sul lavoro l'abbiamo visto prima nelle varie slide, sono sempre di nuovo quelli, e sono il datore, i dirigenti, il servizio di prevenzione, il rapporto sul lavoro e la sicurezza, i lavoratori, il medico competente, i progettisti, installatori e gli appaltatori. Lo abbiamo visto prima, possiamo andare adesso, andiamo un attimo nel dettaglio e vediamo quali sono le definizioni, qual è il compito in particolare di queste persone. Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro ed è il soggetto che deve, nell'ambito dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa e esercita i poteri decisionali di spesa. Questo è molto importante, il potere di spesa, perché se il datore di lavoro ha la coscienza di permettere ai propri lavoratori di lavorare in sicurezza, ma più che di lavorare, di fornire i dispositivi di protezione, che poi il lavoratore li metta o non li metta, quello è un compito che spetta a qualcun altro di controllare. Però comunque è importantissimo che possa spendere, deve spendere dei soldi per fornire i lavoratori dei mezzi adeguati per le attività lavorative, per evitare il più possibile che uno possa avere degli incidenti. Il lavoratore è la persona che svolge le attività lavorative, e con o senza retribuzione, perché può essere anche un lavoratore chiamato subappalto, per esempio, e deve, oppure chiamato in stage, e quindi deve apprendere un mestiere. Deve fare tutto ciò che riguarda l'attività lavorativa, quindi la tipologia di lavoro va aggiunta a quelli che sono
i tirocinanti, gli associati, i volontari. Ecco, io posso portare un esempio personale: come volontario, quando facciamo delle attività, non facciamo un vero e proprio lavoro, ma facciamo per esempio delle attività di raccolta fondi, anche lì dobbiamo essere capaci di conoscere quali possono essere i rischi che possiamo avere nell'attività che facciamo ed essere sicuri di svolgerla nel modo giusto. Gli attori della prevenzione sono il medico competente, che viene sempre indicato dal datore di lavoro per valutare i rischi, perché il medico deve valutare anche, oltre a quelli che sono i rischi materiali, anche quelli che sono i rischi legati a una tipologia medica vera e propria, cioè di avvelenamento o cose similari. E c'è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che è la persona che deve essere formata, informata e deve aggiornarsi in continuazione, non dico giornalmente, ma deve essere molto attenta, deve essere legata anche a delle comunicazioni ministeriali, regionali, provinciali, e deve avere i requisiti professionali per avere la capacità di guardare le attività lavorative e le relative rischi sui luoghi di lavoro. Ed è designato dal datore di lavoro, quindi per cui risponde al datore di lavoro nella sua interesse, in tutte le sue attività. Non può essere né di parte del datore di lavoro né di parte del lavoratore. Intendo di parte per dire su un qualcosa facciamo finta di va bene, poi la comune. No, deve avere un potere decisionale molto elevato. Il preposto, questa è una figura molto molto importante, perché il preposto deve avere la capacità di per le sue competenze professionali, e chiaramente ha determinati poteri gerarchici e funzionali, però è quello che sovrintende all'attività lavorativa in prima persona, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute a chi opera, quindi a un tecnico, a un operatore telefonico, a un operatore di call center, e deve controllare la corretta esecuzione del lavoratore esercitando un funzionale potere di iniziativa, e deve essere capace di sorvegliare non continuativamente, perché chiaramente non può stare appresso ad ogni lavoratore, però deve avere la capacità di supervisionare abbastanza frequentemente. Addirittura nelle società ci sono dei tempi, ci sono delle scadenze, ci sono delle scalette che il preposto deve rispettare: una verifica ogni mese, un controllo ogni 2 mesi, un'informazione o formazione ogni 3 mesi. Ci sono delle scalette messe in atto che permettono, a seconda della tipologia di lavoro che si svolge, di dare al preposto la capacità di essere sempre abbastanza presente su quelle che sono le attività che svolge un lavoratore. E non può sfuggire pertanto al soggetto di controlli secondo le norme antinfortunistiche, e in caso contrario verrebbe meno all'anello della catena organizzativa, come vi ho detto prima: il datore di lavoro che delega, il datore di lavoro che spende, e il lavoratore che attua, e il preposto che controlla. E quindi ci sono attività importanti per evitare degli infortuni. Addirittura in seguito, e quindi anche questo in riferimento al decreto legislativo 81 del 2008, sono state introdotte anche delle responsabilità penali che vengono purtroppo discusse quando succedono degli incidenti abbastanza pesanti. Riassumendo, il preposto è la persona che ha le seguenti caratteristiche: competenza professionale, poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico, sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attivazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori e esercita un funzionale
potere di iniziativa.